Il coronavirus non ferma la gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 in programma questo weekend a Melbourne, in Australia. Nonostante i timori di contagio dopo i casi sospetti, poi messi in isolamento di un membro della McLaren e due della Haas, il circus resta in piedi, tra dubbi e timori. Ma lo show andrà avanti e quindi oggi sono qui a stilare con un mio personalissimo pronostico la classifica Formula 1 2020. In un clima pre-gara così surreale ho deciso di prendermi qualche rischio e quindi in 20ª posizione non troviamo nessuna Williams. Chiedo scusa a Romain Grosjean, ma secondo me in 20ª posizione ci sarà lui con la sua Haas. Per quanto possa essere simpatico, ragazzi, secondo me Romain Grosjean non ha più nulla da dire in questa Formula 1. Mi dispiace, ma la 20ª posizione è tua. In 19ª posizione dichiaro ufficialmente il fallimento Haas perché colloco Magnussen. Il pilota danese non può nulla di fronte a una macchina che non ha nulla da dire e a parer mio neanche lui ha molto da dire, quindi 19ª posizione meritata. In 18ª e in 17ª posizione troviamo Nicholas Latifi e George Russell. Che dire, ho dato fiducia immensa alla Williams e ai suoi piloti. Russell ha accumulato un anno in Formula 1 e secondo me è pronto per far qualcosa di più. Latifi conquista la mia 18ª posizione perché nei test è andato discretamente bene. Avrei voluto azzardare Russell sotto Latifi, ma alla fine non mi sono sbilanciato troppo. In 16ª posizione troviamo invece Lance Stroll. Il pilota Racing Point secondo me affronterà una stagione molto simile a quella dello scorso anno. Però l'ho messo in 16ª posizione e non in 15ª come l'anno precedente, perché secondo me quest'anno si ritirerà 3 volte, al massimo 4. Quel poco che basta per farlo scendere di una posizione. In 15ª posizione invece ci metto Kimi Raikkonen. Per quanto io possa amare Iceman, ragazzi, secondo me è arrivato il momento di dare spazio ai giovani e infatti in questa classifica vedrete delle piccole sorprese. Ne paga le conseguenze un pilota che a bordo di un top team farebbe ancora la differenza. In 14ª posizione troviamo Daniil Kvyat. Tanta fiducia per il pilota Alfa Tauri che quest'anno è chiamato a far più punti senza fare un terzo posto inaspettato in Germania. La sua classifica lo scorso anno sarebbe stata molto diversa senza quel terzo posto comparso così. Ho deciso di dargli una chance, questa volta magari senza andare mai a podio, però molto più costante per quanto riguarda i risultati. In 13ª posizione troviamo Esteban Ocon. Era un passo dalla Mercedes, ma si è ritrovato a svolgere un anno sabbatico. Ritorno in Renault sperando per lui che sia buono, una 13ª posizione di tutto rispetto, considerato che è stato un anno fermo. Non pretendo posizioni più in alto, però se vuol rinascere, se vuol riprovarci ancora una volta, la 13ª posizione è d'obbligo. In 12ª posizione troviamo Sergio Perez. Lo stesso discorso che ho fatto per Kimi Raikkonen vale anche per il pilota Racing Point. Ho deciso di scommettere tutto sui giovani e quindi qualcuno deve pur pagare le conseguenze. Mi dispiace Sergio, ma secondo me la tua stagione finirà in 12ª posizione. In 11ª posizione troviamo invece Pierre Gasly. Ragazzi, voi non potete immaginare l'ira che ho provato quando ho scoperto che Albon era passato nel team Red Bull ufficiale e Pierre Gasly in Toro Rosso. Mi è dispiaciuto troppo perché secondo me Pierre è un pilota che può dir la sua. Dubito fortemente riesca a strappare un podio come quello in Brasile, però la sua stagione la può fare anche se a bordo di un Alfa Tauri. Queste erano le prime 11 posizioni, vi sono dei nomi molto importanti mancanti, ma andiamo con calma, introduco la top 10 così. Live on Sky Sports F1, Formula 1 is back. It's the moment they've been waiting for. Are you ready? Everything you hope. He's going for it.
chiamatemi pazzo, chiamatemi folle, ma secondo me in decima posizione ci sarà Antonio Giovinazzi. Non ho la più pallida idea di dove possa trovare fuori la performance con un Alfa Romeo che ha poco da dire. Però sono convinto che ha del potenziale e quindi io credo in lui e lo metto in decima posizione. In nona posizione troviamo Daniel Ricciardo. A parer mio il pilota Renault affronterà una stagione molto simile a quella dello scorso anno. Magari qualche ritiro in meno, qualche punticino in più, ma oltre la nona posizione secondo me non andrà. In ottava posizione troviamo Carlos Sainz. Lo scorso anno il pilota McLaren ha sconvolto un po' tutti. Non ci si aspettava una performance così grande, culminata poi col podio in Brasile. Secondo me non si ripeterà come nel 2019, però la sua ottava posizione è di tutto rispetto. In settima posizione invece troviamo Lando Norris. Tantissima fiducia per il pilota inglese che secondo me farà una stagione alla Carlos Sainz. Avrà l'onore per la prima volta di toccare il podio, una stagione sicuramente da incorniciare in settima posizione. Si entra ufficialmente nella zona calda della classifica e in sesta posizione io ci metto Alexander Albon. Dei top rider il primo degli sconfitti deve essere il pilota Red Bull, semplicemente perché non ho digerito il passaggio di Gasly in Toro Rosso. Sesta posizione e ti ho anche graziato. In quinta posizione invece troviamo Valtteri Bottas. Sono onesto con voi, ho sempre reputato Bottas un pilota non competitivo. La seconda posizione dello scorso anno è merito di una Mercedes stellare. Quindi mi dispiace Valtteri, se la Mercedes soffrirà un po', tu soffrirai molto. Adesso non vi dirò subito la quarta, la terza e la prima posizione. Azzardo direttamente la seconda. In seconda posizione ci metto Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes è senza ombra di dubbio il grandissimo favorito e probabilmente vincerà anche questo mondiale. Ma ho deciso di correre il rischio. Secondo me, per la legge dei grandi numeri, Lewis Hamilton quest'anno non vincerà il mondiale. Il punto è che, a vedere la classifica così, ti viene da chiedere chi hai messo primo allora. Chi hai messo terzo e chi hai messo quarto? Sarò sincero, sarebbe stato così facile e così scontato a questo punto mettere Max Verstappen in prima posizione. Ma non l'ho fatto. Quarta posizione per lui. E quindi a chi ho fatto vincere il mondiale? Non ci sono parole. Grazie per tutto. Grazie per tutto. Siete i migliori. Per sempre. Grazie a te.